tutti e bentornati su MTV. Ormai è davvero da tantissimo tempo che mi state chiedendo di fare uno di questi video e quindi ho dovuto per forza cedere. Infatti, nel video di oggi vi mostrerò cosa c'è nella mia borsa. In realtà questa non è una vera e propria borsa, ma per me svolge la funzione di borsa, anche se è una specie di piccolo zainetto. Comunque è quello che uso quotidianamente per dovunque io debba andare. Ha le dimensioni di una borsa, non di uno zaino, quindi insomma, di fatto in questo momento sto usando questo, ma a volte lo alterno ad altre borse vere e proprie. Non so la marca di questo zainetto perché l'ho comprato in un negozio della mia città un mesetto fa circa, però comunque se ne trovano moltissimi in giro, non credo che dovrebbe essere un problema trovare qualcosa di simile. Mi trovo molto bene con questo zainetto perché è davvero pratico da portare, pesa molto poco e riescono a starci veramente tantissime cose dentro, quindi è assolutamente perfetto per me. Direi che non ho altro da dire, quindi cominciamo. Cominciamo con la tasca grande. Non ci ho ancora guardato dentro, cioè non l'ho sistemato, niente del genere, quindi non so se è molto ordinato, però stiamo a vedere. La prima cosa è una bottiglietta vuota. Cerco sempre di portare con me una bottiglietta di quelle da mezzo litro dovunque io vada, perché altrimenti io mi dimentico di bere e fa malissimo bere poco, quindi cerco di impegnarmi sia a casa ho 5.000 bicchieri sparsi in giro per la mia stanza e da portare in giro ho sempre con me una bottiglietta, almeno per cercare di ricordarmi di bere il più possibile. Come seconda cosa c'è un ombrello e non c'è proprio sempre questo, onestamente, perché a volte lo metto nel mio zaino, a volte lo metto nella mia borsa, quindi di fatto quando ho la borsa e sta piovendo è sempre nel mio zaino, quando ho il mio zaino e fuori piove è sempre nella mia borsa, oppure so sia lo zaino che la borsa è a casa, cioè nel senso, giusto per farmi capire la sfortuna che ho. Quando piove si può stare certi che io l'ombrello l'ho dimenticato da qualche parte, quindi serve relativamente, però almeno so che quando lo porto con me sarà una bella giornata di sole, quindi cerco di portarlo soltanto per augurarmi che ci sia bel tempo. Ovviamente sto scherzando, però in caso di emergenze, di pioggia, direi che un paio di volte mi è effettivamente stato utile. E quindi cerco di portarlo sempre con me. Terza cosa che c'è nel mio zaino è questo portafoglio, che è un portafoglio con delle immagini di New York. Chi mi conosce sa che io adoro, ho un'ossessione per New York, per gli Stati Uniti, e quindi sì, non poteva non essere anche sul mio portafoglio, oltre che nella mia stanza, nel mio guardaroba, dappertutto. Ed è un portafoglio che avrò ormai da 3-4 anni, quindi sta funzionando molto bene, non si è rotto, quindi preghiamo che continui così il più lungo possibile. L'avevo comprato da Scout e vediamo cosa c'è dentro. I miei segreti più scuri. Oh, 2 centesimi che sono caduti fuori. Sono ricca! Yeah! Mi piace molto come è strutturato perché adoro i portafogli, quelli a ventaglio che ti permettono di vedere chiaramente tutto quello che hai. Hanno contenitori per carte e cose del genere ai lati, al centro spazio per i soldi. Questo nella tasca centrale ha un po' di monetine varie da 2 centesimi, 1 centesimo, cose del genere. 20 euro, mi sento molto ricca in questo momento. E poi molti scontrini vecchi, dopo che i negozianti me li hanno dati, invece che fare una cosa furba e buttarli via, li lancio sempre nel mio portafoglio, lo chiudo, quindi di fatto ogni tanto devo guardarli tutti e buttarne via un po', perché si potrebbe raccontare la storia della mia vita con questi scontrini. Si possono ricostruire tutti i miei acquisti di 4 o 5 anni. Poi niente, un po' di tessere come quella di Luci Cinemas, quella di Pinky o quella di IBS. Carta d'identità con una foto estremamente imbarazzante che non vi farò vedere più da vicino di così, e qualche biglietto dell'autobus. E direi che questo è quanto. Un pacchetto di fazzoletti, anche se dovendo essere sincera di solito me li dimentico, non so cosa ci facciano nella mia borsa in questo momento, è una pura coincidenza, di fatto non lo so perché, ma mi dimentico sempre di portarli e quindi sì, questi sono un optional. E un pacchetto di chewing gum, se si vuole placare la propria fame, se si vuole avere un alito un po' più fresco dopo aver mangiato cipolle o cose del genere, insomma per ogni evenienza ci sono. Carica batterie del mio cellulare perché il mio cellulare si scarica davvero molto velocemente, e quindi se magari devo andare a casa di una mia amica o del mio ragazzo, insomma è sempre utile
averlo con me, e poi a volte capita che io dorma fuori casa e quindi rischio sempre di dimenticarmelo. Una pochette dove ci sono semplicemente un paio di trucchi come rossetto o fondotinta in polvere, giusto in caso dovesse capitarmi di essere fuori casa per molto tempo e avrei bisogno di qualche ritocco. Occhiali da sole, che possono variare, ma in questo momento quelli che uso di più sono questi. Salviettine struccanti, sempre in caso dovesse capitarmi di magari dormire fuori casa quando non l'avevo programmato, in caso di imprevisti è sempre utile portarle con me. Un libro, ok, questa non è una cosa che porto sempre con me, ma soltanto in questi giorni, perché appunto ho dormito a casa del mio ragazzo qualche sera fa e quindi l'avevo portato con me. Tra l'altro è un libro che vi consiglio tantissimo, questo specificamente in inglese, ma sono abbastanza sicura che sia disponibile anche in italiano, anche se non so qual è il titolo. Quest'estate avevo cominciato a leggerlo, avevo letto un paio di capitoli, ma poi avevo degli altri libri che dovevo finire, avevano avuto la precedenza. Qualche giorno fa ho ripreso a leggerlo e mi sta piacendo tantissimo, l'ho davvero quasi finito perché mi sta davvero vincendo tantissimo, davvero super consigliato. Piccola parentesi. Questo è tutto per la tasca principale. In una piccola tasca interna invece tengo principalmente due cose, le mie chiavi di casa, la bici, insomma, se mi dimentico queste sono assolutamente spacciata, e purtroppo capita anche abbastanza spesso, mi è capitato abbastanza spesso in passato di rimanere chiusa fuori di casa, quindi sì, però sto diventando più brava, ci sto lavorando. E la seconda cosa sono le cuffiette del mio cellulare. Come sapete, la musica è una parte abbastanza importante della mia vita, e quindi se mi vedete da qualche parte da sola, che sia su un autobus, che sia in bici, che sia a piedi, che sia a fare jogging, potete stare certi che mi troverete sempre con un paio di cuffiette nelle orecchie. Sono veramente una delle cose che porterei con me dovunque nel mondo e non potrei più farne a meno. Passando alle ultime due tasche, che sono le tasche che ci sono davanti, in una delle due tasche tengo la mia telecamera per fare i vlog. Come molti di voi sanno, io ho un secondo canale su cui carico dei vlog, mi faccio un po', diciamo, essere partecipi di una giornata nella mia vita. Alcune sono interessanti, altre meno, però di fatto è una cosa che mi piace molto fare e quindi la porto sempre con me in caso ci sia qualcosa da immortalare. Molte persone mi hanno chiesto che telecamera uso, è una Canon PowerShot G7X, perfetta per fare vlog perché ha questo schermo che si può girare, permette perfettamente di vedere se sono a fuoco, se sono nell'inquadratura, insomma è perfetta per questo scopo e mi ci trovo molto molto bene. E infine nell'ultimissima tasca, che questa tengo ovviamente il mio cellulare, questa è veramente la cosa che porto con me dovunque, di cui non potrei fare a meno. Insomma, non sono proprio cellulare dipendente, onestamente cerco di non usarlo troppo, soprattutto se sono in compagnia di altre persone, perché odio quando sono seduta a un tavolino in un caffè o qualcosa del genere e vedo 3-4 persone che sono sedute a un tavolo insieme e invece che parlare fra di loro, ognuno col suo cellulare che guarda, è una cosa che mi fa assolutamente imbestialire, quindi soprattutto quando sono in compagnia cerco di non usarlo, e sto anche cercando di abituarmi a usarlo meno in generale, diciamo, non... ci sto lavorando. Ho avuto momenti in cui ero decisamente più dipendente da questo coso, è comunque abbastanza indispensabile e lo porto sempre con me. Bene, direi che questo è tutto ciò che c'è nella mia borsa, vi ho svelato tutti i miei segreti più oscuri. Grazie di aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Potete trovare tutti i link ai miei vari social network o al mio secondo canale qui sotto nell'info box. Ultima cosa, volevo dirvi che tra un paio di settimane ho intenzione di caricare il mio secondo video Ask Me, quindi se avete delle domande da farmi potete scrivermele qui sotto nei commenti oppure inviarmele su Instagram, su Twitter, su Snapchat, su Facebook, su qualsiasi social network preferiate con l'hashtag AskMTV e cercherò di rispondere a più domande possibile. Questa volta ovviamente sarete molti di più della volta scorsa, quindi non vi offendete se non riesco a rispondere a tutti, purtroppo cercherò di fare più spesso questo tipo di video per poter rispondere a più persone possibile, per potervi salutare, perché mi piace davvero molto avere queste occasioni per parlare un po' con voi. Prima di concludere questo video ci tenevo a salutare un paio di ragazzi che me l'hanno chiesto. La prima ragazza che saluto è Mary Grande, e tra l'altro la ringrazio tantissimo perché ha scritto in un sacco di video tantissimi commenti molto dolci, quindi ciao Mary, ti mando un bacione grande grande grande. La seconda ragazza è Concetta, anche lei mi ha scritto dei messaggi e dei commenti dolcissimi, quindi ti mando un bacione grande grande. E infine per ultimo saluto Andrea, tra l'altro ti chiedo scusa perché ho fatto un po' una gaffa, ho pensato che fossi una ragazza, non avevo visto il nome e avevo solamente visto il messaggio con tanti cuoricini e faccine. Visto che mi scrivono così tante ragazze ho dato per scontato che fosse una ragazza e mi dispiace, ti chiedo ufficialmente scusa. Quindi ciao Andrea, grazie per il messaggio carino e ti mando
Un bacione grande grande. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata. E ciao, al prossimo video. Shbam.